Ben ritrovati al nuovo TG UPEL, dove oggi tratteremo il riaccertamento ordinario dei residui. Come sapete, il riaccertamento ordinario dei residui è un adempimento obbligatorio e propedeutico alla chiusura del rendiconto dell'esercizio 2022. Infatti, ai sensi dell'articolo 3,4 del decreto legislativo, cosa viene affermato? Che al fine di dare attuazione al principio contabile della competenza finanziaria, gli enti provvedono annualmente, quindi ogni anno, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando ai fini del rendiconto le ragioni del loro mantenimento. Quindi cosa significa? Che possono essere conservati tra i residui attivi o i residui passivi, solamente in questo caso per i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate, e possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Poi sostanzialmente vedremo perché quelle entrate o comunque quelle entrate non esigibili se possono, come devono essere imputate, così come anche per le spese non esigibili, come devono essere imputate e come funziona il fondo pluriennale vincolato. È importantissimo che al termine delle procedure di riaccertamento non siano riconservati al 31-12, quindi residui attivi o passivi che non corrispondono a obbligazioni giuridicamente perfezionate. La procedura del riaccertamento ordinario è quella dove iniziamo a predisporre gli elenchi da inviare ai vari responsabili da parte del settore finanziario. I vari responsabili di entrate e di spesa verificano i residui, quindi individuando quelli da mantenere, da cancellare o da reimputare, adottando eventualmente una determina ricognitoria da parte di ogni singolo responsabile. Il responsabile finanziario analizza questi elenchi predisponendo la delibera di giunta, sulla quale si richiede il parere dell'organo di revisione e poi si conclude il procedimento approvando la delibera di giunta sul riaccertamento ordinario dei residui. Nel webinar del 14 febbraio, al quale vi invito a iscrivermi, tratteremo in maniera dettagliata tutta questa procedura e come sostanzialmente si effettua la verifica di ogni singola, ovviamente, residuo attivo, di ogni singolo residuo passivo e cosa accade nel caso in cui tali residui non siano esigibili al 31-12, secondo quanto previsto dal principio contabile 4/2. Quindi vi invito il 14 febbraio insieme al corso che terrò per affrontare l'analisi del riaccertamento ordinario dei residui. A presto.